Dunque, in Italia c'è una grande tradizione di fisica, questa risale a Fermi e poi successivamente agli sforzi che ha fatto Amaldi per mantenerla dopo la guerra e farla rivivere. In Italia abbiamo la fortuna di avere da un lato dei laboratori sotterranei al Gran Sasso che sono i più belli del mondo e che noi abbiamo saputo sfruttare per esperimenti soprattutto diciamo su eventi rari, sulla fisica dei neutrini, e ancora l'intelligenza di pensare a un rivelatore che possa essere messo in mare, e da questo punto di vista abbiamo un mare splendido al largo della Sicilia, diciamo, in cui poter effettuare questo esperimento, che di nuovo pensa di studiare dei neutrini che vengono dalle profondità del cosmo. A un certo punto avere dei laboratori in un posto che poi, come sia il Gran Sasso che questi laboratori a Porto Palo, non sono inseriti in una realtà che non è una realtà di grande città, no? Sono in realtà locali anche di media piccola dimensione. È chiaro che l'impatto anche economico che hanno questi laboratori è estremamente importante, l'impatto sul territorio, il fatto che la gente si trova coinvolta in una grande avventura, ma ovviamente questi laboratori hanno bisogno di manodopera e hanno bisogno di personale qualificato e invogliano gli studenti a perseguire certe carriere, danno dei modelli. Credo che sia una cosa estremamente importante, a parte le ricadute in generale sulle commesse industriali, su tutto il resto, cioè avere laboratori specializzati in un paese come l'Italia credo che sia importante per mantenere alta anche la qualità dell'industria, l'innovazione e queste cose qui. I neutrini di Ginevra hanno una direzione specifica, se uno tira una linea tra Ginevra e il Gran Sasso, quelli continuano ad andare in quella direzione, non ci sono niente da fare. Credo che vadano nel Golfo di Taranto. Girare un neutrino è impossibile, ma lui non si piega, e il neutrino va sempre dritto. E quindi diciamo, sì, bisogna rifare un fascio diverso però. Si potrebbe fare, se la scienza diciamo lo richiedesse, se il caso di fisica fosse convincente, sicuramente si potrebbe fare. Va studiato. I media si sono interessati moltissimo perché il risultato era clamoroso, sebbene sbagliato, era assolutamente clamoroso. Quindi da questo punto di vista è del tutto giusto che i media si siano interessati, anzi noi vogliamo da un lato diciamo che i media si interessino di noi. Ovviamente diciamo, c'è una lunga tradizione di incomunicabilità reciproca, non perché noi non vogliamo comunicare, ma perché fino a un certo punto sostanzialmente i media si sono abbastanza disinteressati diciamo, di questi aspetti. E ora dobbiamo imparare a convivere nel modo migliore, cioè noi dobbiamo imparare a dare le notizie, dobbiamo imparare a calibrare il modo in cui le diamo, dobbiamo cercare di non fare spettacolo o di mettersi diciamo, in mostra. Anche i media devono anche però capire una cosa fondamentale, cioè che gli esperimenti, come tutte le cose al mondo, possono essere giusti o sbagliati, e questo diciamo capita, va bene? Noi cerchiamo di adottare un metodo che è quello della verifica continua di quello che facciamo, e se abbiamo sbagliato, come nel caso specifico, lo ammettiamo senza nessuna difficoltà. Però insomma finire sulla prima pagina dei giornali per noi non è normale, e quindi diciamo c'è un problema proprio di imparare anche questo modo di comunicare.